Io ci ho scritto ancora Gagliazzo, Arena, Marascia, Iacono e Caruso, quindi essere considerato. No, non lo posso scrivere più, con Safina. Mi dispiace veramente, con Safina. Consigliere Gagliazzo, prego. Consigliere Gagliazzo, prego. Grazie Consigliere Presidente. Safina, lei non è che alle 18:30 mi può chiedere di parlare. Io non ho detto, un'ora già è passata, consigliere Safina. Consigliere Safina, prego, consigliere Gagliazzo. Grazie Presidente, Giunta, consiglieri cittadini. Presidente, intanto mi va di ringraziare l'assessore Bonanno per aver preso l'istanza dei cittadini, per aver tolto un problema importante quale quello della Viale Svizzera. Poi, Presidente, mi rivolgo sempre all'assessore Bonanno. Qui in aula si era preso un impegno per rivalutare il costo all'esproprio degli oneri di urbanizzazione. Ricordiamo, in quella delibera si sono aumentati gli oneri di urbanizzazione, nella delibera degli aumenti degli oneri di urbanizzazione sono stati triplicati. E qui in aula, Assessore Bonanno, qui in aula, mi sembra che sia stato l'assessore, aveva preso l'impegno di rivalutare il costo all'esproprio. Oneri di urbanizzazione parliamo. Per gli oneri di urbanizzazione parliamo. Dico qui in aula, molti mesi fa, si era preso l'impegno per rivalutare il costo all'esproprio. Dico, che cosa si è fatto in questi mesi per gli oneri di urbanizzazione? Poi, Presidente, noi viviamo in una città dove la città di Mazara del Vallo in questi anni è stata violentata da una politica incapace, da una politica regionale che non ha saputo interloquire con i comuni per quanto riguarda questo benedetto dragaggio. Il porto doveva essere dragato e ancora ad oggi non si sa per quale motivo il porto si deve dragare o non si deve dragare. E io mi rivolgo sempre all'assessore Bonanno se ci dà delle notizie per quanto riguarda questo benedetto dragaggio, se si deve fare o non si deve fare. Poi un'altra domanda è quella della via Monsignor Costantino Trapani, assessore. Io ricevo sempre delle segnalazioni. Se lei passa dalla via Monsignor Costantino Trapani, abbiamo trattato più volte qui in Consiglio Comunale, ho portato una petizione firmata dai cittadini, ma ancora ad oggi non si sa nulla di quello che si deve fare, di quello che si deve andare a progettare per la via Monsignor Costantino Trapani. Ricordo, questo è un problema importante che riguarda tutti, riguarda i suoi figli, riguarda i figli della città di Mazara del Vallo. Chi passa nella via Monsignor Costantino Trapani vede l'indecenza del manto dell'asfalto che negli anni le radici degli alberi lo hanno dissestato. È pericolosissimo e non basta mettere dei cartelli, dei limiti di velocità per aver risolto il problema, perché non si è risolto il problema. Il problema si risolve o togliendo gli alberi o sostituendoli, perché qui non è ne nessuno è contro la piantazione degli alberi. Poi un altro problema spinoso è quello della via Mongiolisi. Ne abbiamo parlato più volte della via Mongiolisi e ancora ad oggi non si capisce per quale motivo questo cartello. Io, Presidente, gradirei che si invitasse qui in aula, se è possibile, il comandante dei vigili urbani. Io voglio capire per quale motivo è stato messo un cartello di senso unico creando disagi, ma disagi importanti, Presidente, perché ricordiamo a tutti. E sono stato io stesso che ho portato il certificato all'assessore Bonanno, ho portato anche una lettera di una residente dove le ha scritto 2 o 3 pagine di lettera, è un certificato di una bambina che soffre di delle patologie. Quella bambina non può vivere in quella zona perché il comandante dei vigili urbani ha messo questo cartello. E oggi, se prima ci passavano 5 auto, oggi ce ne passano 200, 300 auto e di fatto non permette l'apertura delle finestre oltre ai residenti e ad una viabilità dove vede i cittadini anche metterli in pericolo, perché la strada è piena di buche, la strada è indecente. Io dico, non è cosa giusta
rimuovere questo cartello, non riesco a capire quali interessi ci sono per questo cartello. Io voglio capire, un cartello messo in una via non asfaltata, piena di buche, in una via dove vede un dirigente la realizzazione di un problema per l'asfaltare la strada, un altro dirigente che si è insediato qualche giorno fa, la strada non si può asfaltare perché si devono fare delle indagini, perché se la strada è vuota o meno. Ora dico io, allora se ci sono queste problematiche, come si fa a mettere in viabilità 300, 400, 500 auto, pedoni e bambini in quella strada? Io voglio capire questo, Presidente. Voglio capire soltanto questo, perché ci troviamo a distanza di 6-7 mesi che nessuno ci dà delle risposte. Io mi rivolgo sempre all'assessore e ci parliamo tutti e due. Assessore, io le faccio i complimenti perché vedo che la Giunta è assente, come il sindaco è assente. E mi dispiace questo, perché è bello interloquire con la Giunta, togliendo forse qualche assessore per qualche problema. Io le faccio veramente i complimenti, perché lei come al solito ci mette la faccia, lei come al solito espone le problematiche, ma purtroppo capisco che non è lei a dare anche delle iniziative. Ed è bello avere il sindaco tra i banchi. Quindi se l'assessore gentilmente mi spiega il discorso, il problema della via Mongiolisi, perché la città deve capire, la città deve capire per quale motivo è stato messo il cartello, deve capire per quale motivo la strada non viene asfaltata, voglio capire per quale motivo quella via che ha questa problematica vive una bambina, abita una bambina, dove la mamma e il papà non possono aprire le finestre, è una cosa vergognosa, è una cosa vergognosa. Poi Presidente mi va di dare, e poi ne parleremo successivamente, un mio pensiero per quanto riguardano i quattro lidi di Tonnarella. A ottobre, novembre si era preso l'impegno con il sindaco, abbiamo fatto una riunione con i tecnici, la terza commissione consiliare. Si doveva realizzare questo benedetto piano spiaggia. Il piano spiaggia non è stato stilato forse qualche giorno fa. Ora dico io, se i tecnici sono impegnati, se i tecnici non possono fare, se i tecnici sono incompetenti, se i tecnici non sono capaci, ora mi spiego io, perché non si dà all'esterno? Perché non si dava all'esterno? Io voglio capire perché non si dava all'esterno. Perché qualcuno non voleva che i quattro lidi venivano a montare? Io questo non lo so, io lo voglio capire. Poi Presidente, mi rivolgo sempre all'assessore. Vado a conclusione, consigliere. Sì, per quanto riguarda il rifacimento della costa, parliamo sempre di rifacimento della costa. Abbiamo parlato di questo rinnovo, se c'è stato o non c'è stato. Ho visto un articolo su un organo di stampa che la convenzione, la concessione è stata rinnovata. Questo io non lo so e magari l'assessore ci vorrà illustrare. No? Dico io, perché non si fa qualcosa per la città di Mazara del Vallo? Perché non si va là all'ENI e si va a dire sì, ti rinnovo la concessione, però si danno i benefici alla città, perché la città di Mazara del Vallo è stata mortificata da questo sistema. Tonnarella, Tonnarella è in uno stato che fra 10 anni, fra 20 anni non si potrà fare più il bagno. E non è solo Tonnarella, ma è anche San Vito. Ed è un problema di tutte le coste. Quindi io chiedo un forte impegno da parte dell'amministrazione comunale al fine veramente di risolvere le problematiche per dare boccate di ossigeno alla città di Mazara del Vallo. Grazie. Grazie consigliere Gagliazzo. Prego assessore. Consigliere Gagliazzo, per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione sono già quasi pronte. C'è stato un ritardo perché quell'ufficio, e non è una lamentela, ha dovuto fare il piano paesaggistico, aveva iniziato il piano delle spiagge. Il piano delle spiagge si è bloccato perché se prima non veniva approvato il piano paesaggistico non poteva fare, e quindi si è rallentato la progettualità, ma siamo quasi a buon punto. Io ritengo che entro una settimana questi oneri saranno pronti, saranno portati in giunta e poi saranno proposte al Consiglio Comunale. Credo che ci sarà una riduzione del 70% rispetto a quello che era stato approvato
con la regione. A via Costantino Trapani abbiamo fatto un progetto di 70.000 euro, è stato nominato un responsabile del procedimento. Dobbiamo fare l'avviso pubblico, consigliere. Io capisco che c'è la pericolosità, più volte ho segnalato questa pericolosità. Si poteva fare una sommurgenza, ma non è stata fatta, non decido io a fare le sommurgenze. No, negli alberi c'è stato un dibattito molto lungo, si tagliano o non si tagliano, si tagliano o non si tagliano, sono i tecnici che decidono. Per quanto riguarda il dragaggio del Porto Canale, beh, molte cose sono state dette, io ci ho messo la faccia, ma anche l'amministrazione, noi abbiamo fatto tutto quello che era di nostra competenza, fino all'ultima nota che la valutazione di incidenza ambientale che è stata inviata all'assessore Croce, che è stata inviata al Ministro dell'Ambiente, che è stata inviata al consigliere del Ministro dell'Ambiente e che è stata inviata all'ISPRA. Dopodiché noi non possiamo soltanto telefonare, andare e stimolare il più che possibile di avviare le procedure. È notizia, ultima notizia, a quanto pare l'assessore Croce ha detto che si sta sbloccando l'iter burocratico e quindi si potrebbe iniziare a dragare. Ma se io prima non vedo la pala che draga, io non ci credo, come non ci crede lei, come non ci crede nessuno. Ma le posso garantire, perché io me ne assumo sempre le responsabilità, sia negative che positive, che l'amministrazione comunale ha fatto tutto quello che era di sua competenza. Tutto. Tutto quello che ci è stato richiesto, noi l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto 1 miliardo di riunioni con l'ingegnere Foti, con la Federica Ittica, con l'assessore Croce, con il Ministro dell'Ambiente, abbiamo fatto tutto il possibile e abbiamo trovato sempre difficoltà da un punto di vista burocratico. Per quanto riguarda la via Mongiolisi, io gliel'ho detto l'altra volta, lei vada dal comandante Coppolino, ci vada lei con i familiari di quella via, esponga i fatti, porti il certificato medico e verifichi quello che le dice il comandante. In quella via mi dicono che sotto è vuoto, ci sono grotte, quindi bisogna fare un'indagine geologica e dopodiché è come via dei ciclopi, insomma, e dopodiché asfaltare. È stato già nominato il responsabile del procedimento, che è il geometra Alberto Gangitano, che sta facendo la perizia e nel più breve tempo possibile. Prego. Consigliere De Gregorio, io sono un ingegnere capo, è stato nominato il geometra Gangitano che sta predisponendo tutte le procedure. Capisco la difficoltà e il disagio di quei cittadini, ma io non so cosa dirle, ho fatto tutto il possibile. Lei vada a parlare col comandante Coppolino, se può evitare nelle more di asfaltare quella strada di quel senso unico. Grazie assessore. Consigliere, innanzitutto auguri da parte mia e dell'intero Consiglio Comunale per il nuovo incarico che ci ha avuto. Già l'hanno boicottato, consigliere. Può cambiare il microfono, vada a quello della consigliera Estra. Prego. Grazie Presidente, Giunta e consiglieri. Vede Presidente, io ho avuto la certezza di vincere una scommessa. Poco fa c'è stato un consigliere che mi ha preceduto che ha dichiarato, bontà sua, che non aveva scommesso una lira sulla riapertura del nuovo ospedale. Io invece ci ho scommesso per questa riapertura, non solo del rientro dei reparti precedenti, ma che sia stato ampliato in termini di nuove unità operative anche la mia carica di consigliere comunale. Ho precisamente detto in quest'aula, se tutto quello che sto dicendo io non si avvera, io mi dimetto da consigliere comunale. E chiedevo anche ufficialmente in quella sede che chi cavalcava altre posizioni avrebbe un futuro fatto le stesse cose, se c'era certezza che quell'ospedale rimaneva chiuso, che era ospedale di base, che ci voleva il problema della radioterapia, se era complessa, se era semplice, se c'era il cavallo di Troia messo di dentro, di tutto di più. I fatti sono quelli che mi hanno dato fortunatamente ragione.
che mi porteranno magari tra poco tempo a dimettermi da consiglio comunale. Non sarà un problema mio, personale, ma non su una scommessa che ho vinto. Altri dovrebbero prendere, come dire, posizione su questa cosa, perché in questi mesi se ne sono sentiti di cotte e di crude. Io ho avuto difficoltà a passeggiare per la mia città perché non prendevo difese da chi diceva: ma no, ma Zara non apre, l'ospedale è chiuso, tu sei ottuso, tu sei oramai un castelvetranese di tutto di più. E tutto questo non andava poi a livello soltanto di posizione politica, diventava anche un problema di natura personale. Ecco perché oggi dico: io sono contento di aver vinto la mia scommessa e non voglio parlare del passato. So soltanto che la struttura è lì e sempre ripetevo e ripeto: non basta un bel albergo delle 5 stelle, l'albergo si deve riempire. E ho avuto la fortuna ieri di capire che quello che ho detto per tanto tempo è stato recepito anche dai vertici aziendali quando hanno fatto delle nomine sui nuovi responsabili di queste unità operative che verranno a Mazara. Io farò lì anche un'altra scommessa su quelle persone, perché li conosco personalmente e so che sono persone valide. Quindi una scommessa che sarà, ma questa volta è una scommessa come sicuro, cioè la danno a 1,01, dicevano poco fa. Così come ho l'onestà intellettuale di dire, di complimentarmi con il sindaco Cristaldi, perché in questa vicenda ha avuto la, come dire, la capacità politica che nessuno gli può negare, di non prendere posizioni, come se avesse sicuramente la certezza, come l'avevo io, che quell'opera sarebbe stata terminata. Ve ne do atto. Così come do atto a chi si è, come, speso nel passato, cominciando dall'assessore Russo, all'assessore Borsellino, e in ultimo devo fare un ringraziamento pubblico all'assessore Cucciari, perché è stato, come dire, tempestato, calpestato sul piano politico e personale, anche in quest'aula. E queste sono le risposte che la politica dà quando c'è la certezza che le cose si possono fare. C'è la certezza che si possono fare, ma la certezza, caro Presidente, anche nel dire che una opera, i meriti non sono di chi le finisce l'opera. La certezza è l'onestà intellettuale dire anche quando è stata completata la sopraelevata nella fase terminale, dire di che è stato nel tempo chi ha portato quei finanziamenti. Il sindaco Giorgio Magaddino, l'assessore del tempo, credo che era il senatore Papania, che ha avuto merito di questo finanziamento, del ministro. Così come nessuno può dimenticare i meriti che si sono presi soltanto per il depuratore comunale. Ma guardate che questa è la fase finale di anni e anni di lavoro portato avanti anche da un presidente della regione che ha portato i finanziamenti, che si chiamava Cuffaro. Eppure mai interessa, come dire, intellettualmente l'onestà di dire: vedete che è stato bravo chi mi ha preceduto. Questa è onestà intellettuale. Quando si arriva alle fasi finali, non prendersi tutti i meriti, diamo i meriti a chi ha cominciato l'opera. Sicuramente questo sindaco ha cominciato delle opere che, per voce del vice sindaco, mi dice che ci vuole tempo e quindi magari si porteranno a compimento con altre sindacature. Io non voglio avere delle discussioni con lei, vice sindaco, perché lei è da 3 anni che è qua, ma noi stiamo parlando qua di cose che cominciano 8 anni fa. E 8 anni fa, anche se lei non c'era, l'amministrazione comunale era sempre come presieduta dall'onorevole Nicola Cristaldi. Quindi non mi può dire ora: ma io sono da 3 anni. Lei lo può dire a titolo personale, ma quando da questi banchi dell'opposizione facciamo riferimento ad altre cose, a un piano del demanio marittimo, a un problema di convenzionamento, ma avete dimenticato sulla convenzione con l'ENI, SNAM e cose varie, da quando se ne è parlato?
ma non si è vinta una campagna elettorale su queste cose. Nel 2015 c'era il consigliere Cancemi che ha fatto un'interrogazione. Politicamente non è corretto dire io non lo so che cosa è successo, perché già dal 2015 ne parliamo, se ne parlava in campagna elettorale l'ultima. Non è che ci sono stati forse degli accordi anche in quella campagna elettorale. E ora facciamo finta che è nato ora il problema. Ma noi ne parliamo da 3 anni. Ne parliamo da 3 anni su questa vicenda. Dicendo per tanto tempo che l'ENI, SNAMI, chiunque doveva pagare pegno in questa città. E si parlava con interrogazioni fatte da molti consiglieri dell'opposizione. Noi abbiamo un problema di rifacimento della spiaggia di Tonnerella. Nel momento in cui fate un accordo, mettete dei paletti fermi per dare risposta alla città di Mazara, e quella è una delle priorità della città. Tant'è che ora stiamo cominciando ad avere dei problemi che riguardano l'impossibilità da parte dei lidi di poter fare il proprio dovere. E chi doveva vigilare su un piano demaniale che è stato approvato in Consiglio Comunale? Forse dimentichiamo, consigliere Mauro, ma l'abbiamo approvato in Consiglio Comunale un piano demaniale marittimo. Certo che è stato approvato, ma che fine ha fatto? Chi doveva vigilare su quel piano per non avere problemi di ore? È stato approvato in Consiglio Comunale. Lo ricordo perfettamente, insieme a tantissime altre opere. Qualcuno ha messo da parte, poi la colpa è sempre della regione. Nel frattempo, negli anni, c'è stato un, perché io voglio avere l'onestà intellettuale di dire le cose, c'è stato chi ha permesso, in difficoltà, in difformità, con grosse difficoltà, che erano loro scille, ogni anno, anno per anno, negli ultimi 5 anni, a perorare le cause di questi stabilimenti. E ci riusciva. Ora, bontà nostra o colpa nostra, non è più il nostro deputato. Consigliere, non sto facendo campagna elettorale, no, sto parlando di tutti, per dare meriti e demeriti. Devo andare alla conclusione, consigliere. Sto terminando, ma qualcuno deve prendersi pure delle responsabilità, non sono sempre degli altri, dopo 8 anni non posso sentire la colpa di chi. Ma come si vincono la campagna elettorale? Ma la campagna elettorale si vincono dicendo che si scava il porto canale, si vince dicendo che la fine ferrata qui non ci sarà più, ma si vincono così le campagne elettorali. E poi non mi so dire la colpa è di la seconda volta. Era certo che c'era un problema della burocrazia della città di Mazara. Non può essere qua ora una scusa per dire ma mi mancano, non ci sono. Ma lo diceva in campagna elettorale che avevo queste difficoltà. Forse avremmo dato la colpa a qualcun altro, ma non può essere la giustificazione del funzionamento della burocrazia per mancanza di risorse. Perché chi ha fatto il sindaco per 5 anni sapeva i problemi di questa città. Eppure la città ha portato un programma che è stato votato dalla città. Quindi noi vogliamo quel programma che venga attuato, non vogliamo giustificazioni. Non c'è bisogno di giustificazione, non ne vogliamo sapere più, perché è molto facile in questo momento dare giustificazione. La colpa è sempre degli altri. Dopo 8 anni io non accetto più che la colpa venga data agli altri. Grazie. Per terminare, Presidente, quindi ho cercato di parlare tante cose, e invece quello che mi ha colpito è il problema del personale del 118, che manca il medico. È una cosa che sto scoprendo ora. Non so che se si riferiva alla mancanza di un rianimatore, perché mi risulta che le ambulanze sono tutte medicalizzate, quindi con un medico a bordo. Se è un problema invece dell'altra ambulanza, quella con il rianimatore, è un altro tipo di discorso, che mi sembra strano che non sia l'ambulanza con un medico a bordo del 118, che è un medico a tutti gli effetti. Grazie Presidente. Grazie consigliere Arena. Assessore, prego. Io non c'ero, comunque chiedo scusa. Piano spiaggia è stato approvato qui nel 2013 nel Consiglio, e alla regione che c'era, che rappresentava la città di Mazara del Vallo. Cioè non è che doveva essere, scusatemi, io non voglio fare problema con nessuno, ma siccome un ex deputato ha fatto un'intervista e ha dato anche delle colpe all'amministrazione comunale per quanto riguarda il piano spiaggia, io l'ho ascoltato sul TeleBS, ma non era deputato regionale, perché io no, nel 2013 no.
Non c'era? Una notizia. 2010? Ma comunque era la regione la competenza. No, sto chiedendo, ho fatto una domanda. E che ci rappresentava nel 2013 a Mazara come deputato? Chi? Assessore. Ah, lo nome Tancredi era? Ho capito. Grazie, assessore. Tancredi, giusto. Va bene. Assessore, grazie. No, è una notizia che volevo capire. Consigliere Marascia, prego. Presidente, vice sindaco, assessore, colleghi consiglieri e cittadini. Innanzitutto mi associo a quanto è stato detto di positivo riguardo alla giornata di ieri sull'apertura del nostro ospedale. Finalmente la città di Mazara ha un ospedale che rappresenta veramente un ospedale di eccellenza e di efficacia. Ieri è stata una giornata emozionante, la cerimonia solenne dell'apertura. Adesso dovremmo vigilare sul contenitore da riempire, perché è chiaro che un contenitore di eccellenza deve contenere altrettanto personale in grado di gestire e in grado di supportare i nostri concittadini nei vari percorsi di incontro con le varie patologie. Perché, Presidente, fischia il microfono. Che devo fischia? Cambio il microfono. Sicuramente in questi anni chi non ha avuto problemi particolari di malattia probabilmente ha vissuto il disagio in maniera contenuta, ma è chiaro che i nostri concittadini, ma anche i concittadini dei paesi limitrofi vicini a Mazara, che hanno dovuto giornalmente avere un contatto con le malattie, con le varie patologie, hanno sofferto sicuramente la chiusura di questo nostro importante ospedale. Ma devo dire, Presidente, che la cosa fondamentale è che le promesse sono state mantenute. Tutto quello che era scritto nel decreto regionale approvato, che è stato finanziato con 32 milioni di euro, non dimentichiamo, dalla nostra comunità europea, che poi sono sempre soldi nostri dei cittadini, è stato portato a termine. Quindi sicuramente rappresenta un orgoglio per la città di Mazara del Vallo e per l'intera comunità. Adesso è chiaro che un ospedale così importante, così grande, deve avere un parcheggio. Il parcheggio sicuramente va fatto, costruito, previsto, e noi abbiamo più volte come commissione sollecitato la nostra amministrazione a voler sopperire anche a questa mancanza, perché è chiaro che aprendo l'ospedale, che è in una zona tra l'altro ubicata molto importante e trafficata, manca sicuramente un parcheggio. Comunque è stata veramente una giornata importante per tutta la città di Mazara del Vallo. Poi volevo fare delle piccole osservazioni su quello che riguarda l'accordo con la SNAM o chi per lei, eccetera eccetera. E concordo con quanto è stato detto in aula finora, che sicuramente l'accordo va rivisto secondo le regole, secondo le norme, a tutela dei cittadini mazzaresi. È chiaro che in qualsiasi città la SNAM o chi per lei produce lavori importanti lascia come segno qualcosa alla città e alla comunità, un'infrastruttura che può essere più o meno importante. A Mazara potremmo chiedere una piscina, perché no? Potremmo chiedere altre importanti infrastrutture come un parco, potremmo chiedere ad esempio un tratto di rifascimento del nostro litorale di Torretta, perché
No, scusate, di Torretta, del nostro, diciamo, litorale di Tonnarella, perché no, visto che oggi si presenta importante il problema che la nostra spiaggia si va sempre più diciamo ritirando per un problema idro, diciamo, geologico, eccetera eccetera. Per cui dico, tutto questo secondo me va visto e va fatto un patto con tutta la città di Mazara del Vallo per vedere cosa si può ottenere per il bene della nostra collettività. E poi sul piano spiagge, Presidente, adesso diciamo ne parleremo, avremo modo di parlarne e quindi poi diciamo affronteremo anche questo importante problema che si solleva nella nostra città, che al 29 giugno ancora 4 lidi non hanno avuto la possibilità ancora di poter montare, di poter iniziare la loro attività lavorativa. Su questo punto poi mi riserverò di intervenire. Grazie, grazie Presidente. Grazie consigliere Marascia. Consigliere Iacono, prego. Presidente, amministrazione, colleghi consiglieri. Presidente, volevo fare solo una piccola incisione. Io non capisco nella vita perché quando si ottiene qualcosa si deve sempre ringraziare qualcuno. Io penso che i ringraziamenti vanno fatti soltanto alle persone quando ti regalano qualcosa. Non capisco perché se il vice sindaco, ad esempio, risolve una problematica della città di Mazara, io lo dovrei ringraziare. Il suo ruolo è quello e deve fare quello. Non capisco tutti questi ringraziamenti per l'ospedale di apertura o di chiusura, tutti questi assessori che vengono. Ognuno occupa del proprio ruolo. E come tale lo dovevano svolgere. Sono messi là e sono pagati pure per fare il loro ruolo. Quindi non capisco perché dobbiamo fare tutti questi ringraziamenti a tutti questi personaggi che risolvono le cose. La politica si deve mettere a servizio dei cittadini e delle città. Se non c'è questa cultura di fallo, se vogliono mettere al proprio servizio, è tutto un altro discorso. Quindi io non condivido proprio tutti questi tipi di ringraziamento che si fanno a tutti i tipi di assessori, a tutti i tipi che le amministrazioni sono là per risolvere i problemi delle proprie città e dei cittadini. Quindi i ringraziamenti, niente, vanno soltanto rispettati in un altro modo. Ringrazio le persone quando mi regalano qualcosa. Voglio dire al mio carissimo consigliere amico Nino Arena che non era la scommessa fatta sull'apertura o sulla chiusura dell'ospedale, era soltanto, si parlava di base o di primo livello. Quindi non cambiamo le storie, perché sull'apertura dell'ospedale credo che era da pazzi spendere tanti soldi e poi non c'era l'apertura. Quindi dico di non cambiare le carte in tavola e niente. E voglio dire ai cittadini mazzarese che il dottor Arena è uno, quello che ha sempre lottato per l'ospedale di Mazara, che nessuno si può permettere di dire delle cose che non sono, pur se lavora presso l'ospedale di Castelvetrano, lotterà sempre per l'ospedale di Mazara. Questo ve lo posso garantire perché conosco la persona e conosco come ragiona. Fatta questa piccola parentesi, che non voglio accettare più e che spero che i colleghi non facciano più ringraziamenti a nessuno, dico soltanto una cosa brevemente. Vice sindaco, dopo capisco che lei è impegnatissimo e che lavora tantissimo, ma quello è il ruolo che gli spetta e lo deve fare, quindi io non la posso ringraziare, la posso soltanto dire bravo per quello che fa e che si adopera ed è un serio amministratore, quello io lo posso riconoscere, come l'amico che c'è vicino io lo posso pure riconoscere, ma di ringraziamenti non ne dobbiamo parlare, mi permetta se glielo dico, quello è il suo ruolo. Lei comunico soltanto che due fognature a Mazara del Vallo non funzionano. Una è la fognatura che va verso San Vito, Mare Lungo Mare San Vito, a partire dal lido balneare fino là è malfunzionante e addirittura siamo pure in difficoltà a lasciare delle concessioni per potersi allacciare alla fognatura perché è malfunzionante. So addirittura tramite ufficio che c'era un progetto, però questo progetto si è bloccato. L'altra fognatura che non funziona è nella via Bessarione dopo il semaforo, che se lei vede ancora oggi ci sono messe le transenne e la fuoriuscita che c'è di liquami. Già l'assessore ha risposto alle due fognature, sì. A tutte e due fognature, a una ha risposto. Allora gli faccio altro, io sono venuto in ritardo, quindi se sono ripetitivo non fa niente, facciamo finta che parliamo sempre dell'ospedale dei lidi e tutti siamo ripetitivi, non cambia niente, quindi una volta che sono ripetitivo io non cambio niente, perché tanto ora ci sarà grande sciovinaggio sui lidi, quando questa cosa si può chiudere un batto in becco, si alza il vice sindaco, dice di chi è la colpa perché non si conosce lì e si chiude partita, perché ora incominciamo a sciominare interventi a mai finire e si parla sempre della cosa. E lì non apro,
lei ha la sola motivazione, si alza, dice di chi è la colpa, e così sappiamo perché Scelidi non ha la... e chiudiamo subito la partita, perché io sono uno che ha firmato pure la mozione e non posso dare una risposta, perché quelli di Lidi mi accusano che è l'amministrazione, io dico che è stata la regione, loro dicono una cosa. Quindi se il vice sindaco ha un chiarimento totale, si può alzare, lo dice, e chiudiamo subito la partita e facciamo le cose pratiche, a posto sempre di agiarci. Una era l'altra, quella di via Bessarione, che escono, è quella di San Vito, lungomare San Vito, a partire dall'incrocio di sotto il passaggio a finire là. Quella c'è un malfunzionamento. Sì, se lei si guardi, se lei parla con l'ufficio di competenza, l'ufficio di competenza gli dice tutto per come mi ha rilevato e mi ha detto tutto a me. Si informi che sicuramente l'ufficio la terrà al corrente di questa cosa. Io nella urbanizzazione gli posso dire che sono andato all'ufficio vice sindaco e sono pronti, e manca la firma del dirigente. Vice sindaco, io nella urbanizzazione mi comunica l'ufficio che già hanno finito e manca soltanto la firma del dirigente. Quindi, siccome fa caldo, è un po' pesante alzare la penna, dico, se possiamo sollecitare, così facciamo almeno mettere in moto la macchina delle costruzioni per le ditte che devono costruire, ancora aspettano questo cambiamento di urbanizzazione e sono tutti fermi. Le volevo dire un'altra cosa e chiudo. Le prego di attenzionare molto le scuole. Le scuole hanno problematiche che forse noi non sappiamo, e le dico che sono problematiche che vanno oltre. Gli faccio un esempio: incominciamo dal giardinaggio e finiamo agli estintori. So che ultimamente il Comune ha erogato un piccolissimo contributo, però con quel piccolo contributo le scuole non si riescono a mettersi neanche in norma, e le posso assicurare che molte scuole sono piene di topi, perché tutto quello che lo circonda a livello di alberi, a livello di palme, a livello di erbacce, non gli permette di poter avere una regolare attività, perché i topi sono da padroni. Io le dico che se il Comune, pur non erogandogli nessun contributo o erogandogli quello che gli spetta, ma quantomeno gli facciamo i lavori che gli spettano, forse possiamo dare un grosso contributo a tutte le scuole, dove tra l'altro ci vanno i nostri nipoti, i nostri figli e tantissime altre bambine che fanno parte di altre famiglie. Io chiudo il mio intervento, Presidente, prima che lei mi dice di chiudere, lo chiudo io. La ringrazio di chiudere. Vedi che... Prego, consigliere Caruso. Grazie Presidente. Consigliere Safina, il consigliere Caruso, consigliere Safina. Allora, ha chiesto di parlare, il consigliere Di Gregorio gli ho dato la parola, il consigliere Pernice, prego, consigliere Caruso, prego. Consigliere Caruso, prego. Lei c'era, consigliere Caruso. Io non l'ho detto tutti, non mi sono permesso, consigliere Safina. Lei non può offendere consigliere Safina. Io la invito a non dire bugie. Io e poi ce la vediamo insieme, consigliere Safina. Ce la vediamo insieme. Prego, consigliere Caruso. Consigliere Safuto, prego. Ce la vediamo insieme poi, consigliere Safina. Prego, consigliere Safina. Qual è il suo problema? Faccia pure una denuncia al Presidente del Consiglio direttamente, consigliere Safina. Prego, consigliere Caruso. Grazie Presidente per avermi dato la parola, colleghi consiglieri comunali, giunta cittadini. Caro Presidente del Consiglio, ormai da 3 anni che mi ritrovo a dover aspettare una serie di interventi, ovviamente precedenti ai miei, precedenti al mio, che in qualche maniera hanno, e comprendo benissimo, una linea guida, hanno in qualche maniera, o in argomenti ripetitivi o in qualche caso in qualche piccolo argomento nuovo, un unico e solo scopo, quello secondo me maldestro ma riuscito tentativo di dimostrare che questa città ha un'amministrazione che non è degna di essere chiamata tale, o nei casi un po' più leggeri
non ha la capacità di rendersi appunto degna di essere nominata TAR. Eppure, rispetto a tutti i racconti, alle storie che di volta in volta ascolto in questo consiglio comunale, basterebbe semplicemente fare una passeggiata per vedere che la mistificazione della realtà è diventata persino inaccettabile in quest'aula. Con questo non voglio dire, caro Presidente, che non ci sono problemi o che non c'è qualche buca per le strade. Con questo io non voglio assolutamente tentare di disegnare una città diversa da tutte le città del mondo, nel senso che è una città che non ha problemi visibili e reali. Se non fosse stato così, non ci sarebbe stato bisogno che gli aventi diritto al voto, quantomeno quelli che sono andati a votare, ce la consegnassero al tempo e ce la riconsegnassero circa 3 anni fa per darci la possibilità di cambiare le cose. Eppure, di fronte all'evidenza dei fatti, ancora c'è qualcuno che in aula si alza e presenta delle problematiche che ritengono loro essere problematiche che non hanno mai consentito lo sviluppo della città. Addirittura sono problematiche che magari attanagliano la città da anni e che hanno quasi quasi peggiorato lo stile di vita o l'andamento del cambiamento economico e sociale in questa città. Vedete, cari cittadini, vede Presidente del Consiglio, amici della Giunta, colleghi dei consiglieri comunali, io ho sentito parlare in quest'aula da parte di alcuni dei miei colleghi del Consiglio Comunale che ci sarebbe stato qualcuno che si sarebbe alzato a difendere l'amministrazione perché filo governativo. E chi ha fatto la scoperta dell'acqua calda? Io sono filo governativo, ma vi immaginate se fosse il contrario? Vi immaginate se eletto da questa parte tutto a un tratto, non so per quale motivo, mi ritroverei dopo qualche tempo dall'altra parte a immaginare un futuro diverso rispetto a quello che tracciato insieme a questa maggioranza mi ha portato tra gli scranni del Consiglio Comunale? E che cosa c'è di male a dire che sono filo governativo? Io sono orgoglioso di stare da questa parte della barricata con questa maggioranza che governa la città da anni e probabilmente sicuramente continuerà così per i prossimi. Perché almeno io so dove sono nato, so dove sono cresciuto e so benissimo da quale parte stare e dove devo andare. Perché faccio questa premessa, caro Presidente del Consiglio? Perché ho detto tutto questo? Perché siamo arrivati al punto dell'inverosimile. Vedete, l'occasione dell'ospedale, la questione ospedale, che si è risolta con l'apertura anche dal punto di vista ovviamente della sua funzione sanitaria, è la dimostrazione pratica che noi avevamo ragione quando dicevamo state tranquilli cittadini di Mazara del Vallo perché noi avremo un grande ospedale. E così è stato. Così come avevamo ragione quando di fronte a tutte le cassandre del mondo che sono passate soprattutto da questo Consiglio Comunale, che sia stato in forma ordinaria o che sia stato in forma aperta, oggi addirittura si complimentano per il lavoro che hanno fatto coloro i quali fino a qualche tempo prima sbeffeggiavano, come se fossero stati a quel tempo e ancora oggi detentori di una professionalità che non poteva essere degna di essere chiamata tale solo perché non era stata ratificata, ripeto, da qualche Cassandra, probabilmente da qualche invidioso di professione e da qualche bastian contrario degli ultimi minuti, perché probabilmente immagina che seguire una moda minoritaria possa portarlo non so dove e non so in quali lidi. Abbiamo dovuto pure sentirci fare la morale di chi immagina per una città di Mazara del Vallo soluzioni fantastiche, galattiche, stellari, soluzioni che quasi tecnologicamente arrivano da altri paesi lontani, quasi aliene. È incredibile immaginare come queste soluzioni si immagino provenissero da qualche galassia lontana e magari poi portano in dote, se no 4, a volte anche 5 stelle, non di più. Ma vi immaginate, io lo vorrei fare insieme a voi, questo piccolo incubo, devo dirlo ovviamente dalla mia parte. Provate a cancellare tutto quello che vedete ogni giorno passeggiando dalla Mazara del Vallo. Provate a cancellare tutto, riportate non so quanti camion di spazzatura nella spiaggia in città, forza, fatelo con l'immaginazione e poi andate a passeggiare se volete, prendete il centro storico e riportatelo al livello di Letamaio,
e vediamo se c'è ancora qualcuno che qui ha il coraggio di dire che la città di Mazara del Vallo non ha fatto progressi perché c'è il problema del piano regolatore. C'è, per carità, c'è il piano regolatore da fare e si farà il piano regolatore con tutti i ritardi del mondo, 10 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni, eppure vero è, e me lo fanno ricordare bene, che almeno negli ultimi 8, per quel che mi riguarda, abbiamo fatto lavori miracolosi. Abbiamo fatto lavori miracolosi, abbiamo preso una città che era inguardabile e l'abbiamo consegnata agli occhi di chi sicuramente rispetto a noi, e facciamo le mie colpe ogni tanto, ha tutto il diritto di poter dare una sorta di pagella. Queste si chiamano turisti, va bene? Se qui non li conoscete turisti, potete ripeterlo con me, turisti, perché sono coloro i quali viaggiano nel mondo, passano anche da qua, adesso non prima, adesso che ci siamo noi, e danno la loro pagella. Non ne ho trovata una che sia negativa, per la verità ho trovato soltanto voti, ho trovato soltanto note di merito che vanno dal 7 fino al 9, al 10 ci arriveremo. Cosa voglio dire, caro Presidente del Consiglio? Io dico una bugia? Parlate col vostro cuore, parlate con quello che vedete, lasciate stare chi in qualche modo, probabilmente per dimostrare di essere vivo nella società, deve dire per forza il contrario. Provate per un attimo a fare il resoconto di tutto. Io dico una bugia se affermo che quello che è stato fatto in questa città in 8 anni, con i mezzi che avevamo, con quello che passa il convento in qualche caso, e se poi il nostro convento è riuscito a far passare milioni di euro di finanziamento, quantomeno si faccia un applauso. Prego, consigliere Marascia. Sì, Presidente, Vice Sindaco, Assessore, colleghi consiglieri. E allora, noi avevamo preparato come quarta commissione consiliare questo regolamento comunale sull'istituzione del servizio nonno vigile. Era stato dato parere non favorevole da parte dei, diciamo, revisori, del collegio dei revisori, perché era, qualora l'amministrazione riteneva necessario, un piccolo compenso, ma era un compenso forfettario che non era stato quantificato, per cui ci è stato detto che questa cosa non andava bene, in quanto anche se era previsto un compenso forfettario doveva essere sempre immesso nella voce di bilancio, per cui ce l'hanno restituito, abbiamo sistemato il regolamento e adesso lo, diciamo, proponiamo nuovamente al Consiglio Comunale per approvarlo. Prego, mi dia la delibera così. Sì. Invito il segretario a leggere i pareri. Il parere di regolarità tecnica è favorevole, anche quello contabile, come anche quello del collegio dei revisori. Prima commissione consigliare favorevole, commissione statutaria favorevole. Grazie segretario, apro la discussione generale, ha chiesto di parlare il consigliere Safina, prego, ne ha facoltà. Io consento un minuto, consigliere, di uscire fuori. Io la ringrazio per avermi dato la parola, le faccio le mie scuse se sono andato fuori delle righe poco fa, però il caffè è ancora pronto per essere offerto o pagato e vediamo la registrazione. Signor Presidente, vi saluto a tutti, sono partito in modo diverso, comunque vado direttamente al sodo. Vede, collega consigliere, che lei ha chiuso la discussione di poco fa. Io purtroppo devo cambiare il tenore della mia discussione sentendo le sue parole. Si rivolga a me, consigliere Safina. Sì, signor Presidente. Io le ricordo che quando 8 anni fa sono stato consigliere comunale, tante cose abbiamo fatto, che poi sono state inaugurate dal successivo sindaco. Io ricordo a tutti Piazza Mocarta, ricordo a tutti Piazza della Repubblica, il Sottopasso, Piazza Macello, Costiera, e chi ne ha più ne mette. Ma tante, tante cose che posso fare un elenco che finisce di qua. E arriviamo fino a casa mia, d'accordo? È inutile vantare delle cose che stiamo facendo, che si sono state fatte. Io non ho mai criticato l'opera
del sindaco Cristaldi, perché non è niente e nulla da distruggere, anzi è da completare, perché il mandato va a finire, ovviamente non si può più candidare, le sue opere che sono iniziate devono continuare, non essere distrutte, ma questo non gli dà il permesso di dire che gli altri non hanno fatto niente, perché tu, ogni sindaco che si è proposto in questa città qualcosa l'ha lasciato, ma qualcosa di molto grande. Parliamo di uno solo, il sottopasso, se poi è stato inaugurato dal sindaco successivo, questo non gli dà il merito solo a quel sindaco, l'ha fatto un sindaco precedente, e tutte le piazze che sono state fatte, tutte le strade, tutti i benefici che Mazara finalmente li può godere, è grazie a quell'amministrazione, è inutile dire che tutto è stato fatto da questa amministrazione. Possiamo rientrare sul punto? Rientro nel punto dicendo che io sono favorevole a questo nonno vigile, perché tra l'altro era una discussione che avevo aperto col presidente di quella commissione e le avevo lanciato anch'io l'idea. Ritorno anche a dire, caro presidente, nel 1991 io penso che c'era pure lei, Mazara ha subito un terremoto, o pseudo tale, 81 mi scuso, o pseudo tale, perché ancora non si è capito se era un terremoto o qualche altra cosa, e la colpa è stata attribuita forse a quell'epoca la SNAM. Da allora che cosa aveva avuto il mazzarese? Piante e lacrime per la casa distrutta, piante e lacrime per pagare il metano più di Milano, di Torino, di Genova e così via. Che cosa ne ha ottenuto da quelle operazioni il mazzarese? Ne ha tenuto dopo 30 anni che si riassegna, penso, così dicono gli organi di stampa, ad altre società a stesse condizioni. Contrario sul punto. Sì, rientro appunto, la ringrazio per avermi dato la parola. Come gli ho detto, sono favorevole a Fiumicino. Grazie, grazie Giuseppina. Prego, consigliere Brutti. Presidente, io poco avevo chiesto 10 secondi e tali saranno, dopodiché parlerò del regolamento. Perché le informazioni devono circolare corrette. La concessione, la convenzione sulla concessione del demanio comunale, quindi non quello marittimo, con le tubazioni che vanno da Mazara in Africa, quelle non c'entrano niente, su quelle all'Algeria, vabbè Africa, quelle non c'entrano niente, quelle sì sono state rinnovate. La convenzione e la concessione riguarda il territorio del demanio comunale, quindi le nostre strade, il nostro territorio cittadino. E la data di scadenza non è 2019, ci tengo a essere preciso, è la sua scadenza è 31 dicembre 2018. Dopodiché nella convenzione c'è scritto che bisogna fare richiesta almeno un anno prima, quindi 31 dicembre 2017. Abbiamo poco tempo, pochi mesi. Per quanto riguarda questo regolamento è la seconda volta e con delle modifiche che torna in aula. Modifiche che ricordo che erano state anche sollecitate in aula stesso, e quindi prendo atto del fatto che la ripresentazione ha considerato come meritevoli di accoglimento le modifiche proposte. Dopodiché vedo che ci sono degli emendamenti ulteriori, però il punto focale, il punto centrale di questo come anche di altri regolamenti, e qui invito l'amministrazione ad operarsi, è che i regolamenti ci sono, regolamentano delle attività che eventualmente, qualora l'amministrazione volesse, nel comune si renderebbero appunto attive. Il punto è che questi regolamenti non lasciamoli carta diciamo non applicata. Se si deve istituire il servizio del nonno vigile, il prossimo anno cerchiamo veramente, una volta che si è proprio il regolamento, di mettere questi nonnini davanti alle scuole a fare nonni vigili. Quindi l'invito è, valuterò attentamente tutte le cose proposte e mi esprimerò nel merito, l'invito è a rendere poi effettivo, a fare veramente questa azione nel territorio comunale. Grazie. Grazie consigliere Brutta, chiudo la discussione generale e passiamo agli emendamenti. Emendamento numero 1 a firma tutta la commissione statutaria. Chi è che illustra della commissione statutaria? Consigliere Cangemi, vuole illustrare lei il primo emendamento? Ce l'ha? Qualcuno della commissione statutaria che illustra l'emendamento? Non c'è. Allora, lo leggo direttamente io. Il segretario leggerà sia l'emendamento che i pareri. Prego. Emendamento numero 1.
Articolo 3, requisiti di ammissione. La Commissione propone di modificare il punto 2, avere un'età compresa fra i 60 e i 78 anni, e propone la seguente variazione. No, in pezzativa non ce n'è. I pareri sono qua. I pareri sono favorevoli, il parere di regolarità tecnica si prescinde per quanto riguarda la regolarità contabile. È favorevole quello dei revisori dei conti. Grazie segretario, metto in voto due favorevoli e due contrari. I pareri sono tutti favorevoli, consigliere. Sì, volevo semplicemente precisare che dopo un'ampia discussione in commissione statutaria abbiamo deciso di voler elevare a 78 anni il limite massimo di età per poter svolgere questo tipo di servizio, perché c'è gente che anche a questa età, persone anziane, pensionati, che a questa età insomma sono nelle condizioni fisiche di poter svolgere questo servizio. Quindi questa l'abbiamo deciso all'unanimità proprio per dare maggiore possibilità a più cittadini possibili. Grazie. Grazie consigliere Langemi. Invito i consiglieri a prendere posto che stiamo votando. Quindi metterò in votazione, metto in votazione l'emendamento numero 1 che consigliere Curti. Consigliere, stiamo mettendo in votazione il primo emendamento, quindi metto in votazione l'emendamento numero 1 che è favorevole al seduto, che è contrario si alzi, che il senatore dichiari. Favorevole Firenze, Foderà, D'Annibale, Ingargiola, Giacaloni Sidonia, Impeduglia, Caruso, Pernice, Di Gregorio, Iacono, Cangemi, Burzotta, Arena, La Grutta, Marascia, Di Liberti. Il presidente, consigliere, lei è astenuto? Lei era in aula. Quindi quanto siamo? Sì. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. 17 voti favorevoli, l'emendamento numero 1 viene approvato. Passiamo all'emendamento numero 2, sempre a firma della commissione statutaria. Prego, segretario, leggerebbe l'emendamento. Emendamento numero 2, articolo 5, conferimento dell'incarico, viene così modificato e riformulato. Il conferimento dell'incarico avviene a seguito di pubblicazione di apposito bando aperto da parte del Corpo di Polizia Municipale rivolto ai pensionati volontari che vogliono aderire all'iniziativa. Il comandante della Polizia Municipale o suo delegato valuta la domanda da compilarsi sul modello allegato al presente regolamento ed espleta un colloquio individuale con i candidati. Il Corpo di Polizia Municipale organizzerà un breve corso di formazione rivolto ai volontari prescelti prima dell'inizio del servizio e assegnerà a ciascun volontario il luogo per espletare il servizio. La prestazione è svolta gratuitamente senza vincolo di subordinazione gerarchica e non costituisce rapporto di pubblico impiego. Grazie segretario, pareri. Favorevole il parere di regolarità tecnica, favorevole di regolarità contabile, favorevole revisore dei conti. Grazie segretario, non vedo nessuno iscritto a parlare, metto in votazione l'emendamento numero 2 che è favorevole al seduto, che è contrario si alzi, che è seduto di chiaro. Favorevole Marascia, La Grutta, Alestra, Arena, Burzotta, Cangemi, Iacono, Bonmarito, Caruso, Firenze, Foderà, Di Gregorio, Pernice, D'Annibale, Ingargiola, Giacaloni Sidonia, Impeduglia, Caruso e il presidente. ...18 voti favorevoli. L'emendamento numero 2 viene approvato. Passiamo all'emendamento numero 3, sempre a firma della Commissione statutaria. Prego il segretario di illustrarlo. Prego.
Articolo 9, durata incarico, viene così riformulato: gli incarichi assegnati ai singoli volontari si rinnovano annualmente a seguito di un nuovo bando e cessano per i seguenti motivi: revoca dell'incarico da parte del comandante o suo delegato per inosservanza di quanto disposto dal presente regolamento, dimissioni volontarie scritte da parte del volontario, raggiungimento del limite di età indicato all'articolo 3, rifiuto o assenza ingiustificata per 3 volte nell'arco dell'anno solare relativamente alle mansioni assegnate o alla presenza presso i plessi scolastici, perdita di 1 o più requisiti di ammissione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 3. Segretario, pareri. Parere di regolarità tecnica è favorevole, sia anche quello contabile come anche quello del Collegio dei Revisori. Grazie segretario, 2 favorevoli e 2 contrari. Consigliere Guttaprego. Chiaramente favorevole, Presidente, perché sostanzialmente la modifica consiste leggendo l'articolo 9 che attualmente è nel regolamento, consiste nella modifica del comma 1, revoca dell'incarico, leggo quello che è vigente, revoca dell'incarico da parte del sindaco sentita la giunta comunale per inosservanza di quanto disposto dal presente regolamento. Quindi l'incarico a coloro i quali volontariamente farebbero servizio come nonno vigile davanti alle scuole per il traffico e compagnia bella, nel precedente regolamento veniva revocato dal sindaco sentita la giunta, come se fosse una sorta di atto di gestione, e quindi bene ha fatto chi ha proposto l'emendamento avvocando al comandante della Polizia Municipale questa facoltà. Difatti poi si scrive e si modifica con revoca dell'incarico da parte del comandante o suo delegato per osservanza di quanto disposto dal presente regolamento. Quindi un atto di gestione che, come giusto che sia, fa il dirigente e non il sindaco della giunta. Quindi favorevole e voterò favorevolmente. Grazie consigliere Grutta. Non vedo nessuno iscritto a parlare, metto in votazione l'emendamento numero 3. Che è favorevole si è seduto, che contrario si alzi, che sono stati cani. Favorevole Bonmarito, Tangemi, Alestra, La Grutta, Marascia, Arena, Caruso, Impeduglia, Giacaloni, Sidonia, Ingargiola, Impeduglia, D'Annibale, Pernice, Iacono, Firenze, Zizzo, Foderà, Di Gregorio e il Presidente. 18 presenti, 18 voti favorevoli, l'emendamento numero 3 viene approvato. Passiamo all'emendamento numero 4, sempre proposto della Commissione Statutaria. Prego il segretario di illustrare. Emendamento numero 4, articolo 7. L'articolo viene modificato in alcuni punti: tessera di riconoscimento, pettorina ad alta visibilità con la scritta nonno vigile comune di Mazara, paletta di segnalazione. I pareri? I pareri sono tutti favorevoli. Grazie segretario, 2 favorevoli e 2 contrari. Non vedo. Consigliere Guttaprego, prego. Grazie Presidente, chiaramente sono favorevole perché sostanzialmente, perdonate che sono rompiscatole, ma mi incorre l'obbligo di farlo. Lo so che a volte può sembrare anche poco. Però mi corre l'obbligo far notare questa cosa, perché il regolamento approvato l'altra volta, sul quale furono fatte le osservazioni, recava all'articolo 7 delle frasi che in un regolamento non dovrebbero esserci. In buona sostanza qui i punti che vengono modificati sono i seguenti: c'è scritto che l'espletamento del servizio viene fatto appunto con determinate caratteristiche e requisiti che devono essere anche dimostrati nel momento in cui si fa il servizio, ovvero chi fa il servizio deve avere la tessera di riconoscimento. Invece nell'articolo 7 approvato e vigente c'era scritto che doveva avere il riconoscimento tessera D, quindi diciamo si sta modificando e sistemando, così come anche per esempio pettorina ad alta visibilità con scritta nonno vigile e mi sta bene, invece qui c'era scritto segnalazioni paletta. Grazie. Quindi delle cose diciamo assolutamente condivisibili. Presidente, io vorrei capire una cosa però, sembra banale ma voglio dirlo, ma se il regolamento disciplina appunto la figura del nonno vigile, ma se un anziano, un pensionato che ha dai 60 ai 78 anni, perché così abbiamo poco fa modificato, no? Ma che non è nonno, può ugualmente svolgere il servizio? Grazie. Chiaramente la mia è ironica. Grazie consigliere La Grutta.
Non vedo nessuno scritto a parlare, metto in votazione emendamento numero 4. Siamo in votazione. Può parlare dichiarazione di voto dopo. Ah. Metto in votazione l'emendamento numero 4, che è favorevole si seduto, che è contrario si alzi, che è stato dichiarato. Favorevole Marascia, La Grutta, Bonmarito, Cangemi, Di Gregorio, Iacono, Zizzo, Firenze, Caruso, Impeduglia, Giacalone Sidonia, Ingargiola, Foderà, D'Annibale, Pernice e il Presidente. ...16 presenti, 16 voti favorevoli, emendamento numero 4 viene approvato. Metto, apro la discussione, dichiarazione di voto, non vedo nessuno iscritto a parlare, metto in votazione tutto l'atto, compresi gli emendamenti. Chi è favorevole si è seduto, chi è contrario si alzi, chi è seduto di cani. Favorevole Marascia, La Grutta, Alestra, Cangemi, Bonmarito, Iacono, Di Gregorio, Foderà, Zizzo, Firenze, Caruso, Impeduglia, Giacalone Sidonia, Ingargiola, D'Annibale e Pernice. E Presidente. ...17 presenti, 17 voti favorevoli, il punto numero 3 viene approvato. Passiamo al punto numero 4, riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza TARS numero 1796-2016, ditta di Albis Vito contro Comune Mazara del Vallo, liquidazione spese legali e accessore di cui è la sentenza TARS numero 1796-2016. Prego l'amministrazione di illustrare l'atto. Consiglieri, ruberò qualche minuto perché ho il piacere anch'io di fare un cenno a quello che ieri è avvenuto a Mazara dopo anni l'apertura del nostro ospedale. Poco fa il consigliere Iacono diceva giustamente che nessun ringraziamento spetta a nessuno. Non è così, consigliere Iacono. Il ringraziamento va fatto ai mazzaresi, che tutti i mazzaresi, tutti gli utenti mazzaresi delle zone limitrofe che hanno avuto la pazienza di aspettare questo grande momento. E quello che si è ottenuto è un grande risultato. In quest'aula, quando ero seduto lì in mezzo a voi, nel momento in cui ci fu il problema della chiusura dell'ospedale di Mazara del Vallo, qualcuno ha fatto delle grosse scommesse. La scommessa che anch'io ho fatto era quella di aspettare, attendere per poter avere una grande struttura a Mazara. Diversamente avremmo avuto l'ospedale, che non era più a norma di sicurezza, totalmente e definitivamente chiuso. Però anche all'epoca, caro Giovanni, le Cassandre erano tante. Ora c'è chi sale sul carro del vincitore, e c'è chi anch'io dice anch'io l'avevo detto. Però tutte queste cose, consentimi, parlo con te perché ho sentito il tuo intervento sull'ospedale. Tutte queste cose oggi non servono. Tutti abbiamo scommesso su Mazara e tutti abbiamo vinto. L'ospedale è a Mazara. Coloro i quali hanno cavalcato questo momento e si sono resi conto di avere tentato una grande fuga, una grande cavalcata, sicuramente oggi ritornano sui propri passi. Ma sicuramente noi rientriamo in questa città a poterla dichiarare sempre più adeguata ai tempi moderni e più a disposizione di tutta l'utenza, specialmente per coloro i quali soffrono e hanno bisogno di aiuto. Consentitemi di aver espresso questo mio pensiero, anche se non è un debito fuori bilancio. Il debito fuori bilancio che ora andremo a trattare è una sentenza del TAR di Palermo che condanna, considerando solo le spese di liquidazione, le spese legali, che per un totale comprensivo poi di capi, di onorari e di tutto, per una complessiva somma di 2.094 euro, è fatto per un ricorso, è stato proposto dalla ditta De Albes
in merito alla richiesta di revisione del PRG. Questa è una sentenza che l'argomento di questa sentenza già l'abbiamo conosciuto su altri pronunciamenti, e questa è una delle tante sentenze che riguarda questo argomento. Grazie. Grazie assessore, segretario pareri. Parere di regolarità tecnica è favorevole, come anche quello di regolarità contabile, come quello del parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Il parere della prima commissione consigliare è favorevole. Grazie segretario, apro la discussione generale. Ha chiesto parlare il consigliere Grutta, prego, ne ha facoltà. Grazie presidente, è un debito fuori bilancio di 2.094 euro e come testé è stato spiegato praticamente si tratta di una sentenza emessa dal TAR di Palermo, sezione terza, sul ricorso proposto dalla ditta De Albis Vito contro il comune di Mazara del Vallo in merito alla richiesta di revisione del PRG. Sbaglio o dico bene quando si tratta di un discorso peraltro anche descritto poc'anzi dal consigliere Giacomo Mauro rispetto alle criticità che l'assenza del piano regolatore generale in questa città porta con sé, perché praticamente il cittadino che ha una zona bianca, chiaramente ritiene di doversi tutelare, perché il vincolo in qualche maniera è decaduto, perché dal 2008 non è più sostanzialmente vigente, però in questa zona bianca il cittadino non ha contezza, non ha materialmente la possibilità di avere chiaro cosa farne del suo appezzamento di terreno, e credo che l'amministrazione comunale, il consiglio, perché il PRG tra l'altro viene pure votato in consiglio, poi ha responsabilità di evitare che questa cosa succeda, che tra l'altro ho sentito numeri che fanno un po' paura, perché se parliamo di 500, 600, 700 ricorsi al TAR di questo genere, moltiplicate per 2.094 di debito fuori bilancio, capite voi benissimo di cosa stiamo parlando. Quindi, siccome si tratta di una sentenza, io voterò favorevolmente, però dobbiamo stare attenti. Grazie. Su questa vicenda. Grazie consigliere Grutta, non vedo più nessuno iscritto a parlare, metto in votazione il punto 4 all'ordine del giorno. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza TAR 1796 2016 ditta di Albis Vito contro Comune Mazara del Vallo. Chi è favore? Siamo in votazione già, consigliere. Prego. Solo per dichiarazione del voto, presidente. Già eravamo in votazione, comunque, prego, consigliere. Avevo chiesto di parlare. Prego, prima. prego, dai. No, poi volevo dire la motivazione perché esprimo il mio voto favorevole. Intanto perché un debito del bilancio già con sentenza, quindi è giusto che vada a esprimere il voto favorevole. E poi già è il terzo consiglio comunale dove si è sciolto il gruppo Scelta Libera. Una volta si è sciolto questo gruppo, io mi sento più libero nelle mie votazioni. Visto che c'era prima il consigliere Ingargiola che ogni volta ci andava a condizionare perché diceva a tutti gli atti dell'amministrazione noi non dobbiamo votare, eventualmente io mi dimetto dal gruppo, una volta che si è dimesso dal gruppo siamo liberi di votare, quindi io voto tutti gli atti dell'amministrazione e vado a votare favorevole, a meno che non abbia un parere contrario del revisore. Grazie, solo questo. Grazie consigliere Di Gregorio, quindi metto in votazione il punto 4 all'ordine del giorno. Chi è favorevole si è seduto, che è contrario si alzi, che è seduto che lo dichiari. Favorevole Marascia, La Grutta, Iacono, Di Gregorio, Zizzo, Firenze, Caruso, Foderà, Impeduglia, Giacalone Sidonia, D'Annibale, Pernice e presidente. Un Gargiola pure. ...14 presenti, non c'è il numero legale, ci aggiorniamo domani con la votazione del punto 4... ...domani alle 16 in unica presenza, quindi buonasera a tutti e grazie.